Cominciamo questa settimana che si presenta davanti a noi sempre come piena di difficoltà, di paure, di preoccupazioni. Abbiamo tante cose da fare, ricomincia la routine e ricomincia la settimana e ci ritroviamo di nuovo, probabilmente, tutti noi per una cosa o per un'altra, come questo cieco seduto lungo la strada a mendicare. A mendicare affetto, forse, a mendicare un po' di successo, a mendicare la vita. E questa è la nostra situazione vera, che tante volte ci troviamo istintivamente a mendicare, con compromessi affettivi, non dire una parola per non urtare, anche se l'amore, la carità ce lo imporrebbe, nasconderci, scappare, fuggire dalle responsabilità, dalle situazioni, da ciò che ci metterebbe a nudo di fronte ai fratelli, alle sorelle. Poi tante altre preoccupazioni, e quando ci sono le preoccupazioni, stringono le preoccupazioni, la paura, e sempre si mendica. E dal Vangelo capiamo che mendica chi è cieco. Che significa essere ciechi? Lo dice la prima lettura, che ci aiuta tantissimo, l'Apocalisse. Tu hai dimenticato il primo amore. Questo cieco dice, io riabbia la vista. Non è un cieco nato, è un cieco che prima vedeva. Quindi potremmo dire che è un cieco col colletto, per esempio, o un cieco col velo, o un cristiano, uno che già ha visto l'amore di Dio nella sua vita. Ma qualcuno, che sappiamo essere il demonio, in un modo o nell'altro gli ha chiuso di nuovo gli occhi. Gli ha chiuso il cielo, gli ha chiuso la prospettiva celeste, non sa dove sta, dove va. Un cieco non può camminare, non, deve essere aiutato, non è autonomo, non, sta lì obbligato a mendicare per avere la vita e vive di quel poco che gli danno. E poi piano piano ci si assuefa, ci si adatta a quel poco che mangi. E quello ti sembra già l'inizio e la fine della tua vita. Poi diventi nervoso, no? Perché se non hai quello che vorresti, quello che speri, eccetera. Bene, però passa Gesù il Nazareno. Adesso la Chiesa instancabilmente, con il suo rumore, con il suo passare, in mezzo alla gente, insieme al Signore, diventa un annuncio. Oggi tu ascolti l'annuncio, questo è fondamentale. Ascoltare l'annuncio, ascoltare la Pasqua. Ascoltare che Cristo passa vicino a te. Che Cristo vuole portarti con te. E questo suscita la fede. Se davvero tu non ce la fai più a mendicare, perché potresti anche stare lì e basta. Ma la grande grazia, che è quella che mette in moto la fede, è che tu e io non stiamo bene come stiamo, che non ci basta, e che questa situazione incancrenita con quella persona, con quel fratello, con quella sorella, che non ha sbocchi, non è ancora arrivata alla routine fredda che conduce all'indifferenza, per esempio. Se ancora la sorella ti fa male, nel senso che non ti è indifferente, se il tuo carattere, la tua schiavitù a quel peccato, a quella mormorazione, se le situazioni della vita, se le occupazioni non ti saziano, se ti sta stretta la vita così com'è, in qualunque modo questo si presenti, è già una grazia. Perché questo spinge spinge il tuo cuore ad appoggiarti, a gridare, a appoggiare la tua speranza in Gesù che passa. Questo dice, la tua fede ti ha salvato, che ha fatto quest'uomo? Interessante, cos'è la fede? Magari noi pensiamo chissà che cos'è la fede. La fede che è un dono, ma non un dono così che viene dal cielo, che è sicuramente un dono soprannaturale, un dono celeste, ma non nel senso che così io sto qua, cammino e poi mi arriva la fede, ah che bello, c'ho la fede. Non è così, però questo pensano molti nel mondo, no? Ricordo Montanelli che diceva, e anche tanti altri, non ho il dono della fede, non è che tu stai così e stai a boom, no, un asteroide di fede, non è così, è un'altra cosa, è che Dio ci lavora, dentro questo mendicare, scava, e siccome tu non sei fatto per mendicare, ma per donare, per amare, cioè il contrario, per offrirti a ogni mendicante, offrire Cristo a ogni mendicante, quello ti sta stretto. Questo genera in te una insoddisfazione che, all'ascolto dell'annuncio, che Cristo passa nella tua vita, getti la tua vita in Lui. Questa è la fede, gridare a Lui, che gridare a Lui già vuol dire appoggiarsi a Lui. Io non grido a una montagna, no? Sarei un pazzo, vado lì e dico, salvami, a chi? A una montagna? A una parete?
Certo, lo facciamo perché facciamo con gli idoli, tante volte, come dice la scrittura, non hanno, sono, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, sono di legno, non possono aiutare, è vero, ma forse quest'uomo come noi, anche degli idoli, siamo stanchi, perché abbiamo visto il loro limite, che un idolo, che può essere i soldi, che può essere la salute, che può essere fare bene le cose, che può essere la nostra occupazione, anche il nostro modo di essere preti, suore, cristiani o quello che sia, mostra il limite, mostra la sua incapacità di saziarci, di farci felici, di salvarci. Bene, oggi passa il Signore la nostra vita e noi possiamo fare che cosa? Gridare. E molti diranno non gridare, molti diranno stai zitto, non parlare, lascia perdere, fatti tu, ma vedi che queste sono cose che non servono. Dai, risolvi tu la situazione, dai, devi metterti tu a parlare lì con quella persona, devi tu. E se invece fosse che ti metti a gridare, che te ne vieni qui in cappella o ti chiudi in un bagno non so dove, e cominci a gridare, e più senti che dentro quella voce ti dice, ma dai che è inutile, no, 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 lascia perdere, guarda che devi fare quelle cose, guarda che il tempo stringe, guarda che tutte le tentazioni sono contro la preghiera, e che noi penso ne sappiamo molto, perché la tentazione, diciamo, dietro a questa parola, a questo rimprovero è, tu sei imprescindibile, tu sei la persona più importante della terra, di questa casa. Non puoi perdere 5 minuti pregando. La preghiera canonica sì, perché insomma anche quello serve per non cadere troppo male, o perché lo facciamo anche bene, ma quell'altra preghiera, che poi diventa preghiera del cuore, questa è la preghiera del cuore, che è la preghiera di tutto il momento. Si può insegnare facendo questa preghiera? È un esercizio. Se pensi che sei un mendicante, che è difficile insegnare, che è difficile stare con quel bambino, con quel ragazzo, con quella situazione, allora quello ti porta a pregare. E mentre ascolti, mentre insegni, mentre c'hai dentro il cuore questo, Signore abbi pietà di me che sono un peccatore, Signore abbi pietà di me, significa abbi pietà, abbi compassione, patisci con me, soffri con me, aiutami, tirami fuori. Questa preghiera ha un potere enorme che è fermare il Signore, muovere il Signore a chiamarci e ascoltare l'unica parola che può salvarci veramente. Che cosa vuoi che io faccia per te? Stupendo, no? Noi vorremmo che tutti ci dicessero così, vero? Noi ci, magari brighiamo tutta una giornata perché quella sorella ci dicesse che vuoi che faccia per te? Un marito che quando torna a casa trova la moglie e la moglie che cosa vuoi che io faccia per te? Ho una moglie che il marito la mattina quando si alza porta il caffè a letto, una rosa, che cosa vuoi che faccia io per te? Lo possiamo anche dire, ma chi veramente può fare quello di cui veramente abbiamo bisogno? Il Signore. Perché nessuno può aprirci gli occhi sull'amore di Dio, sul primo amore, su quello che ci ha dato la vita, su quello che ci ha chiamati alla Chiesa, su quello che è all'origine della nostra vocazione di suora, di svitero, ma di padre, di madre, di vedova, di quello. È Lui, il Signore, quest'uomo lo vede, la prima persona che vede, sempre mi emoziona questo del cieco, perché la prima persona che il cieco vede è Cristo, e comincia a lodare, e la sua lode nel seguire Cristo, vede, non mendica più, ma entra nella Pasqua con Cristo, anche lui entra in questo passare di Cristo in mezzo al mondo, suscita la lode del mondo, la missione della Chiesa, la nostra vita, dal mendicare all'offrire, lodando la nostra vita, il cambio copernicano, questo è già l'anticipo del Paradiso, perché il Paradiso cos'è? Lodare Dio eternamente, contemplare il suo volto, cos'è il Paradiso? Dipendere da Lui, dipendere, essere una creatura, a sua immagine e somiglianza, che vive amministrando quello che è stato dato, seguire Cristo, amministrando la nostra vita, offrendola, donandola, che il Signore ci dia oggi di entrare in questa settimana, ogni giorno, seguendo il Signore, lodando Lui e suscitando la lode in chi c'è accanto, che vedi una cosa che non si è mai vista, uno che ha tanti problemi, un nevrotico, come siamo tutti noi, poveri, che fino a ieri mendicavamo, entrare alla Chiesa, schiena dritta, protesi verso il futuro con Cristo, liberi di donare la nostra vita, innamorati di Lui, ma non sentimentalmente, se non attratti dal suo passaggio. Allora, che il Signore ci conceda, lo dico per me, lo dico per tutti noi, la chiave è di vivere questa giornata e tutte le giornate della nostra vita avendo nel cuore, nelle labbra, questo grido, Signore Gesù, abbi pietà di me, Signore Gesù, salvami, Signore Gesù, stai con me, dammi quello di cui ho bisogno veramente, che io possa ascoltare questa parola meravigliosa e possa dirti che io veda te, che io veda l'amore, che io veda quello che ho smesso di vedere, che non vedo più nella mia vita, che io possa di nuovo tornare al primo amore, l'unico che dà valore, gioia, pienezza e pace alla mia vita.